in collaborazione con Euronics Gruppo Tufano, Prestito Più, Euroservice Servizi Ambientali, Expert Gas, il clima ideale per ogni tua esigenza di vita. Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con A Tutto Napoli, regolarmente in onda, come avevamo detto la scorsa settimana, anche quest'oggi che è Pasquetta, auguri a tutti, perché è una settimana molto, ma molto importante, quindi è una settimana che noi trascorreremo praticamente in onda tutte le sere, cioè domani sera si gonfia la rete, dopodomani uno speciale, giovedì torniamo con A Tutto Napoli, venerdì di nuovo A Tutto Napoli, siamo in onda tutte le sere ovviamente per presentare e poi raccontare Juventus-Napoli. Oggi facciamo anche un breve passaggio su una partita che nella storia Instagram insieme ad Anna Di Chiara ho definito strana e poi insomma andando ad analizzare torneremo sull'argomento per capire quanto strana è stata, per fortuna ha portato i tre punti, la gara con il Crotone. Ne parliamo e poi ovviamente ci dedichiamo molto a Juventus-Napoli. Ne parliamo come sempre lunedì con Gennaro Iezzo. Ciao Gennaro. Ciao Paolo, buonasera a tutti. Sempre con noi Antonio Gaito. Ciao a tutti, buonasera. E come vi dicevo, Anna Di Chiara. Ciao Anna. Buonasera a voi, ovviamente buonasera a voi da casa. 081 18 63 91 55, questo è il numero per interagire con noi. E poi, come sempre, mandate i vostri messaggi streaming sul Tutto Napoli e seguiteci anche su www.teleatv.it. Ci sono, come sempre, le videochiamate, quindi siete ancora in tempo. Già ci sono diverse persone che si sono prenotate, però siete ancora in tempo per altre prenotazioni. Basta che andate su Facebook, fate la richiesta di amicizia alla pagina Telea18 e mandate un messaggio, loro vi ricontatteranno. Grazie Anna. Gennaro, allora, strano, penso che sia strana sicuramente, però io vorrei approfondire un attimo l'argomento sul Napoli-Crotone, perché liquidare Napoli-Crotone come una partita disastrosa, perché il Napoli ha preso tre gol dal Crotone, mi sembra non esatta come ricostruzione, perché il Napoli ha giocato addirittura molto bene. Aveva fatto tutto, poi ci sono degli erroracci lì dietro clamorosi che hanno riaperto la partita, però come squadra, almeno nel primo tempo, io direi che si è visto veramente una squadra in grande condizione, brillante, con qualità nelle giocate. Poi quei blackout sono inaccettabili, oramai sono una caratteristica che noi lo sappiamo che il Napoli ha e purtroppo ci dobbiamo convivere con questa. Allora, di buono c'è sicuramente che il Napoli è riuscito a vincere un'altra partita, oggi è saldamente lì, in una posizione importante per sperare di arrivare fino in fondo e conquistare la Champions League. Come hai detto tu, la differenza di un giudizio negativo o positivo sta proprio in quegli errori fatti in fase difensiva, sia individuali e sia qualcuno anche di principi proprio, no? Difensivi. Però, calcio d'angolo ti riferisci? Calcio d'angolo, anche il, non mi ricordo se era il secondo gol, dove non l'ha seguito, ma non l'ha in ritardo. Sì, tranne quello di Maksimovic che è individuale e basta. Ci può anche stare, quello ci può stare, si può fare. Però gli altri c'è stato uno stordimento generale. Sì, si poteva evitare. Questo fa capire che questa squadra, quando non gioca Koulibaly, manca qualcosa di importante. Quando gioca Demme, manca un giocatore importante, secondo me. Per l'equilibrio di quello che dà Demme a centrocampo e per le garanzie che dà Koulibaly nel reparto difensivo. Assolutamente, ci sono poi delle statistiche, almeno per quanto riguarda Koulibaly, che sono notevolmente significative, da un 2.4 punti a partita si scende a 1, quindi con tutti gli errori Koulibaly, al di là degli errori che può commettere, che ha commesso anche lui, dà un'altra forza, dà un'altra certezza alla squadra. Una cosa bella che abbiamo visto proprio nel reparto offensivo, Mertens, Osimhen,
Funzionato, sì. Ha funzionato bene. C'era qualche prima, qualche magari qualcuno poteva pensare che questi due giocatori non potessero convivere insieme, invece bene. Devo dire hanno fatto no, ma davanti partita. Hanno giocato bene, pure Fabiana mi è piaciuto molto, sì. A centrocampo la squadra ha giocato con grande qualità, Insigne non ne parliamo nemmeno, sì. Oramai sempre su livelli molto alti, Mertens è tornato bene, tornato in palla. Io altro giocatore che se c'è o non c'è dalla tre quarti giù mi sono trovato divertito, nel senso che quando prendevano palla erano sempre pericolosissimi. È un peccato. Si dice che spesso si dice è semplice, però tante volte il Napoli con squadre di questo livello invece ha fatto fatica contro la difesa schierata. Non so se possiamo mostrare, perché vi do proprio il conforto delle immagini, no? Quello che dicevate voi anche sulla coppia. Non so se la regia può mandarle, proprio l'occupazione degli spazi in area di rigore mi sembra tutta un'altra cosa quando ci sono quei due. Si rivede il Napoli d'inizio stagione, qui la linea blu per mostrarvi dove va a finire l'azione, questo è il gol di Insigne, il movimento di Mertens si porta dietro Benali che poi lascia spazio proprio per il gol di Insigne, perché l'azione poi finisce così, con Di Lorenzo che scarica e Benali è stato portato via da Mertens che comunque si muove sempre in modo intelligente. Se no, il giocatore Osimhen pure da fermo c'ha l'uomo vicino, invece il movimento di Mertens Osimhen pure da fermo, esatto. Diciamo che ne occupa due o tre. Però il movimento di Mertens che determina, sì. Ma i movimenti di Mertens sono, ci sarebbe da farli vedere tutti, non solo questo che porta a un gol, ma c'è anche da vedere quella scena che penso avete visto tutti quanti, che lui dirige il traffico quando, mentre la squadra porta il pallone avanti, lui fa segno, vai lì, vai quella, adesso a me, adesso a lui, adesso a lui, cioè, come si dice in dialetto napoletano, è uno che è vero yuoco praticamente, bravo, da mezzo al campo. Bravo, no, ma diciamo che è dettato anche dall'esperienza che ha oramai questo calciatore, che sa se tu mi fai un movimento del genere mi lasci lo spazio a me oppure lo faccio io per te e magari ti indico dove puoi andare a ricevere, esatto. Palla questo lo fa veramente, come ho detto prima, questo l'ho detta l'esperienza che oramai questo giocatore ha, cioè, diciamo che Osimhen c'ha un bel maestro vicino perché deve crescere, invece Osimhen deve molto crescere, deve da questo punto tanto di vista da questo giocatore. Deve capire deve come muoversi. Abbiamo un carissimo amico in linea, lo saluto, Gennaro. Ciao Gennaro. Ciao, buonasera a tutti, Paolo. Che ciao. È Gennaro Razzino, che tra l'altro avvocato penalista noto, di solito interviene in trasmissioni anche a livello nazionale per parlare di ben altro. Però non tutti sanno, ma io lo so molto bene perché abbiamo fatto quante, Gennaro? 100 trasferte insieme, grande tifoso del Napoli, anche pubblicista, quindi lo aspettiamo qualche volta anche in studio, appena possiamo, con più ospiti. Oggi è collegato da casa, ci fa molto piacere. Ciao Gennaro e buonasera. L'ultima volta che abbiamo parlato io e te è stato nell'intervallo ed eravamo abbastanza contenti e sereni di Napoli-Crotone. Sì. Poi abbiamo visto tutti come cosa è successo. Diciamo una vittoria sofferta, ma ci prendiamo sicuramente i 3 punti di questa partita. Io credo che mercoledì affronteremo una partita decisiva perché il Napoli, vincendo con la Juventus, può mettere, visto il calendario anche che abbiamo nelle prossime giornate, può mettere veramente, non dico una seria ipoteca sulla qualificazione in Champions, ma comunque sicuramente possiamo guardare con più ottimismo il raggiungimento di questo traguardo. Gennaro Iezzo, devi sapere che quando io venivo a raccontare le vostre partite in Serie C per un'altra emittente, lavoravo, quasi sempre c'era anche lui, cioè un tifoso non che poi è venuto anche a fare le partite di Champions, Milan-Napoli, di Juventus-Napoli, per carità, però era uno di quelli che si veniva a fare pure Martina Franca-Napoli, Cireale, tutte. Di Gela parlavamo, al Gela c'eri anche tu, sì, adesso ne... C'era davvero, però non come tanti che dicono c'era una Gela, milioni di tifosi. No, Gennaro le ha fatte tutte, abbiamo fatte insieme, quindi i momenti belli, i momenti brutti, si deve seguire... Una squadra, quelli poi tra l'altro mica sono stati brutti perché c'era la sensazione che stavamo rinascendo. Stava nascendo qualcosa di importante, però dobbiamo dire anche che al di là che noi eravamo una spanna sopra gli altri, come rosa, anche come in qualità. Anche in C, incredibilmente. Ma in C comunque noi trovavamo la guerra dove andavamo in tutti i campi. Gennaro parlava di AC Reale, mi ricordo quella partita perché c'erano 50 gradi, sì. C'erano 50 gradi in campo, era agosto. Donato AC Reale. Non ho capito, Gem. Forse segnò Maldonado. Calaiò sicuro, mi ricordo. Poi non mi ricordo il 2-0. Finì 2-0, penso. Sì, 2-0 finì. Caldo incredibile.
Bella cena la sera prima, te la ricordi la cena in quel posto stupendo sul mare? Si mangia bene, si mangia bene. Ad Aci Reale. Ad Aci Trezza. Ad Aci Trezza, bravo Genio. Ci ho abitato 2 anni, per quella conosco bella, bene. No? Quando giocavo a Catania. Quel ristorante giocavo... proprio sul mare. Ho capito stupendo. Quale, ho capito quale. No, è molto molto bello. Genio, invece adesso ci andiamo a giocare una partita che 2 anni fa ci ha dato... Eravamo convinti uscendo dallo stadio che forse era la volta buona per vincere lo scudetto, quella del gol di Koulibaly, poi è andata come è andata, non ci torniamo su. Questa volta, come dicevi tu, ci può consegnare una seria ipoteca sulla qualificazione Champions. Certo, lo scudetto no, è impossibile. Però per come stavamo messi un mesetto fa, andarcela a giocare con la Roma alle spalle, nettamente, 5 punti dietro noi, era 5 punti avanti a noi poco tempo fa, no Antonio? Sì. La Roma, quindi si è ribaltata una situazione. La Juve era tanti davanti a noi e andiamo a giocarcela alla pari. Quindi queste 5 vittorie nelle ultime 6 o 6 vittorie nelle ultime 7, Antonio? Ci hanno dato veramente... 5 nelle ultime 6, tranne il pareggio lì di col Sassuolo. No, è chiaro che non è nessuna continuità, quindi appena tu fai una striscia di vittorie mangi punti un po' a tutti. Sì. Io credo che ormai il gioco è proprio sulla Juve e sul Milan, perché ritengo che la Roma sia fuori dai giochi. La Lazio potrebbe rientrare, attenzione, potrebbe rientrare, però vincendo contro la Juventus io credo che abbiamo un campionato un po' più facile rispetto alle altre. Le altre hanno degli scontri diretti. Senti, certo, Jenny, tu hai usato la parola gioco, no? E io su questo voglio interpellare sia te, sia Iezzo, sia Antonio Gaito. In questo momento, se la vogliamo banalizzare, come gioco... Il Napoli mi pare che gioca meglio della Juventus e del Milan. L'Atalanta, alla sua maniera, gioca molto bene, sì. Invece. Sì, sono d'accordo con te. Il Napoli ha ritrovato un po' quel gioco che aveva smarrito in quelle 10-11 partite dove, al di là dei risultati, non vedevamo quelle giocate importanti che avevamo visto anche nell'inizio del campionato. Adesso, almeno da 4-5 partite a sta parte, il Napoli, da questo punto di vista, è ritornato ad essere quel Napoli divertente pure a tratti. Ripeto, peccato solo per quegli errori difensivi che molto spesso mettono in bilico un risultato. Cioè, adesso parliamo di Crotone. Dobbiamo dire anche che forse ci è andato anche bene che abbiamo fatto subito gol con Di Lorenzo. Perché poi se tu non porti a casa i 3 punti col Crotone... Cioè, anche perché il Crotone era libero nella testa. Era quella è la paura. La paura è quando affronti queste squadre che non hanno nulla da perdere, vengono a viso aperto a giocarsela e lì puoi trovare delle difficoltà. Davanti c'hanno pure qualità, perché anche qualità, Messias e Simi sono bravi, c'è poco da fare. Poi c'è un allenatore molto bravo come Cosmi. Il discorso è che se non vedi, molto spesso, se non si è concentrati in certe situazioni, rischi di mettere a repentaglio una partita che sulla carta era vinta già prima di iniziarla. Antonio, ma tu ce l'hai una spiegazione? Perché poi insomma abbiamo visto che questi difensori, Manolas prima, Maksimovic poi, a volte la fanno la prestazione, anche in partite molto difficili. Quindi che succede? Quella cosa che non dovrebbe mai succedere, che ti senti forte, che ti senti troppo forte, quello è un difetto che... Perché poi subentrano spesso in queste partite qui dove tu dici comunque è in controllo la partita, pure se dovessero fare un gol, comunque in qualche modo la vinciamo, forse da questo punto di vista psicologico. Cioè la lezione di Napoli-Spezia non è servita. No, è perché quello scatto mentale da fare. Però sul gioco volevo dire una cosa, il discorso che tu facevi, è chiaro che il gioco ti porta i risultati, ti porta fiducia, entusiasmo, però poi ne parleremo, credo, nel proseguo della trasmissione. Io però mi aspetto la stessa cosa anche contro la Juventus, poi puoi pure non vincere, può andare male, però mi aspetto un Napoli propositivo che vada lì a dominare la partita. Non ci sono le stesse condizioni, per dirla chiara e netta, di Juventus-Napoli di finale di Supercoppa, dove non giocando male il Napoli è andato con l'idea, dobbiamo difendere, invece adesso non ci sono. Io sono d'accordo con Antonio. Mi piacerebbe vedere di nuovo quel Napoli che aspetta tutto, poi per carità... all'andata, cioè diciamo quella di ritorno che si è giocata prima quella a Napoli, insomma, che il Napoli ha vinto, l'ha vinta perché Chiellini ha dato la manata, però il Napoli ha fatto 0 tiri in porta, cioè puoi pure, ti può andare anche bene, per carità, però sei appeso agli episodi, sei aggrappato a quello che succede, invece il Napoli deve essere padrone del suo destino. Io al di là del discorso del gioco, io spero che il Napoli non abbia quella sudditanza psicologica, no, quando entri contro la Juve. No, ma oggi perché la Juve sta in difficoltà esatto. E devi essere bravo ad andare lì e ad importi, perché oggi stai meglio fisicamente, stai meglio di testa. Però è una partita sempre particolare. Certo.
Io credo che potrebbe essere un atteggiamento tattico quello di Gattuso, cioè credere che Napoli vada a Torino ad imporre gioco con una Juventus con l'acqua alla gola, perché per Pirlo potrebbe essere rappresentare l'ultima partita a Torino con la Juventus, è difficile a credersi. Invece un atteggiamento tattico anche un po' più prudente nel momento in cui abbiamo dei giocatori come Lozano, non so se giocherà Osimhen o meno dal primo No, minuto, che penso Mertens. lasciano. Giocherà Mertens come punta centrale, ma comunque sia possiamo ripartire velocemente in contropiede. Io non lo so se Gattuso possa adottare nuovamente questo tipo di atteggiamento tattico, non dico quello come la Supercoppa, però non sono sicuro che Napoli dovrà dettare gioco a Torino, eh? Non lo so, bisogna vedere. Cioè, a Milano per larghi tratti ci siamo riusciti. Ma è diverso. Lo so, però Il cioè, discorso la è Juve è più portare un po' il. forte del Milan e della Roma, però è più forte potenzialmente, però nelle ultime settimane non lo fa vedere. Io quello spero che porti il baricentro un po' più alto rispetto a quelle partite che abbiamo visto Sì. contro la Juventus, perché poi, sai, dare fiducia a una squadra con dei giocatori fortissimi come la Poi Juventus, la se te giocata li dietro porta a tre l'angolo, quarti di campo, Esatto, riporci c'hai indietro. Ronaldo che calcia le punizioni in un certo Sì, no, modo, infatti. c'hai lo stesso Chiesa che comunque c'ha velocità, se te li porta sulla tua tre quarti e gli dà la possibilità di palleggiare lì ti possono far male. Cioè io Diciamo che spero c'è che. riuscito il Torino. Sì, bravo, penso che il Napoli potrebbe riuscirci ancora meglio. Però all'andata la Juventus a San Paolo, nonostante il Napoli si fosse arroccato in difesa, non ha creato chissà che quante palle gol. Io credo che se non ci sono cali di concentrazione, cioè se anche la difesa giochi in maniera attenta, io credo che, voglio dire, chiaro, giocando contro Ronaldo i pericoli ci possono sempre essere, possono essere arginati però, eh. In questo momento la Juventus non ha gioco, cioè la Juventus non Questo gioca, ma butta in virtù di palla questo, in cioè, area. no, perché fanno fatica anche nella costruzione del gioco questa Infatti squadra. sbagliano Allora è molto. meglio magari andare lì e cercare di riconquistare qualcosina lì davanti che partire e aspettarli, fargli portare la palla fino alla tre quarti, che È potrebbe anche un essere. messaggio che un allenatore lancia alla sua squadra, perché poi comunque il campionato non finirà con questa partita, poi ne avrà tante altre, dove il Comunque. Napoli, lo sappiamo, continuando a giocare così, il Napoli ne vincerà tante, perché fai fare ai giocatori quello che sanno fare. Zielinski, se lo fai giocare in una squadra con baricentro alto, è un Zielinski. Se lo fai giocare tutto dietro lì, che può fare Lo stesso Zielinski? A Fabiano. campo aperto più di un lancio non può fare. Poi per carità, sì, hai Lozano, però Lozano sa fare un po' tutto, secondo me non va. Sì. Non va innescato solo in contropiede, Gennaro, secondo me, può fare un po' tutto, no? Il messicano. No, io credo che Lozano, se non ha campo, diventa un giocatore inutile come Osimhen. Questa è la mia idea, la mia convinzione. Sono giocatori che hanno bisogno di spazio, di campo. Se non glieli dai, sono giocatori inutili, spalle alla porta. Vabbè, no, è più maturo, è più pronto come calciatore, ha cioè più Sì, cose Lozano. sì, sì, Osimhen sì, sì. deve crescere molto. Sì. Lozano è una caratteristica, però già sa muoversi anche contro le difese schierate. Fa Però differenza in tutte le partite. noi parliamo anche di una squadra come la Juventus, che comunque nella costruzione dal basso la fa di solito con tre uomini, portano molti giocatori sopra la linea della palla. Allora, se tu riesci a Prestare conquistarla lì, bene. se pressi bene, riesci a conquistare quei palloni che magari loro cercano una verticalizzazione, la rinconquisti là. Lo spazio c'è per far male anche con Osimhen, anche se non parte da dietro, e lo stesso anche con Lozano se non parte da Sì, è dietro. così, poi lo vedremo pure nelle Cioè, io immagini, è penso così. che il Napoli deve essere stretto, compatto e stare lì, e giocare 30-40 metri da lontano dalla porta. Salutiamo Gennaro Razzino. Grazie Gennaro. Poi, grazie, buonasera a tutti. Ciao, Ciao, ciao buonasera. Gennaro. Grazie a Gennaro Razzino. Anna Dichiara. E allora, c'è Peppe che ovviamente parla della partita, della prossima partita che ci sarà, quella con la Juventus, e dice: ragazzi, volevo soltanto innanzitutto salutarvi a tutti e poi dire di non prendere sotto gamba questa partita, perché ogni volta che giochiamo con la Juventus viene da un periodo no e noi invece veniamo da un periodo positivo, e però poi ogni volta per noi va a finire male, quindi dobbiamo stare davvero molto molto attenti. Ma il messaggio è condivisibile fino a un passaggio che è inesatto, mi dispiace dirlo, dell'amico quando dice ogni volta va a finire male. Ma non è vero. La storia recente ci Una sì racconta, e una no. no. Ci racconta anche Infatti. di vittorie con la Sì. Juventus, anche in finali, anche in partite Juventus-Napoli di campionato, quella famosa, l'ultimo Napoli-Juventus. Quindi non è vero che ogni volta va a finire male. È chiaro che rimangono nella nostra testa.
alcune sconfitte che forse si potevano evitare con la Juventus, e quindi perciò l'amico è un po' traumatizzato da questo, però va ricordato. Poi è sempre la partita delle partite, quindi sì, ovviamente devo la dire vivono la verità. Tutti in modo molto enfatico. Guarda, se la suddivisione dei punti nelle sfide nei confronti diretti corrispondeva alla suddivisione dei trofei, stiamo a posto veramente, perché loro hanno vinto tanto, noi Coppa Italia e basta, e Supercoppa, loro tanti scudetti, però invece negli scontri diretti negli ultimi anni veramente ci siamo posti alla pari. Una telefonata prima di fermarci, Ennio da Foggia. Ciao Paolo, sono Ennio da Foggia. Buonasera. Senti, ciao. Io penso che ci sia la possibilità con un inizio un po' attendista anche di tentare la vittoria, secondo me, perché la Juventus, come è stato detto poc'anzi, è in una situazione anche un po' confusionaria probabilmente, visto che Pirlo non è riuscito comunque a dare un assetto, quindi io non perderei di vista anche i tre punti, sinceramente. Partirei per prudente, ma con un obiettivo ben preciso, insomma. Guarda, io adesso chiedo conforto a Gennaro. Per Grazie Ennio, ciao. Ciao. Per rispondere a per risolvere quasi la questione che stiamo dibattendo in questa fase iniziale di trasmissione. Ti dico la mia, vediamo se Gennaro, che l'ha vissuta dal campo, è d'accordo. Io partirei più offensivo, io partirei più difensivo, poi bisogna sempre vedere l'avversario che ti fa fare. Tu c'hai un'idea, vedi che, poi la correggi subito se vedi Allora, un allenatore ne prepara almeno 5 di partite. Perché non lo perché sai l'avversario. Non sai come si comporterà, tu hai un'idea da quello che vedi nelle partite precedenti, poi dopo magari succede di tutto al contrario di tutto, nel senso che cioè tu vuoi palleggiare Pirlo, pure lui ti viene a prendere alto. Ti viene a prendere alto, che fai? Giustamente lo devi cambiare, devi essere già pronto per cambiare anche il modo di giocare. Ripeto, io penso che il Napoli deve, al di là della concentrazione, che è una partita comunque difficilissima con una squadra che sta in difficoltà, il Napoli deve stare attento sicuramente, però non deve dare coraggio alla Juventus in questo periodo qua. Questo è quello che mi aspetto. Deve andare lì con grande personalità. Anna, e poi ci fermiamo. E allora, invece c'è un altro telespettatore che appunto dice proprio questo, quello che diceva adesso Gennaro, che lui si chiama Carmen, e dice sì, adesso il Napoli che psicologicamente è diverso dal Napoli che abbiamo visto qualche partita fa, deve sfruttare a tutto e per tutto questa sua fase positiva. La condizione psicologica nostra, buona per i risultati, quella della Juventus, che sono campioni, ne sanno venire fuori, però la condizione psicologica loro non può essere certamente la migliore. Ci fermiamo. Da Euronics Gruppo Tufano, acquista due o più prodotti per un importo complessivo di almeno 799 euro e subito per te c'è lo sconto dell'IVA. KitchenAid impastatrice con movimento planetario, tua a 286 euro. Inquadra il codice e sfoglia il volantino sul tuo telefonino. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero con prima rata a settembre 2021. Euronics Gruppo Tufano. Ti conviene sempre! Professionalità e qualità. La soluzione giusta con Euroservice. Servizi ambientali. Gli specialisti in servizi di pulizia, disinfestazione, pest control, manutenzione aree verdi, bonifiche ambientali, lavori di smaltimento rifiuti. Contattateci. Il nostro personale specializzato è a vostra disposizione. Euroservice. A Napoli, in via Roberto Bracco 45. Per info 392-318-8088. Expert Gas, il clima ideale per ogni tua esigenza di vita. Esperienza trentennale nel settore termoidraulica, sempre all'avanguardia nelle installazioni, con soluzioni innovative per impianti di riscaldamento. Specialisti nella climatizzazione sia civile che aziendale, con trasporto e montaggio incluso e rilascio della certificazione F-Gas. Inoltre, sanificazioni per tutti i tipi di impianto. Esperti in stufi a pellet, depuratori d'acqua e ristrutturazione bagni, con cambio da vasca a doccia. Contattaci per un preventivo gratuito e senza impegno. Expert Gas, nella Galleria Commerciale Atlante, al Corso Europa 369, Melito di Napoli. Eurometal Benitozzi,
Dedichiamo il nostro lavoro rispettando le idee altrui e garantendo professionalità e serietà. Lavorazione in alluminio a taglio termico, zanzariere, sostituzione vetri blindati, tapparelle in alluminio, PVC, acciaio, motorizzate e manuali, tende da sole, verande e scorrevoli, lavorazione e riparazione ferro. Qui puoi acquistare i tuoi infissi a metà prezzo, grazie al credito Eco Bonus. Eurometal Benitozzi, via vicinale Tamburriello 1, Casalnuovo, telefono 081 52 29 541. Ciao e benvenuti in Prestito Più. Se sei un pensionato INPS con una pensione di almeno 600 euro, chiamando l'800 821 822 potrai ottenere un prestito fino a 50.000 euro, restituibile in 120 mesi alle migliori condizioni di mercato ed in convenzione INPS. Con noi di Prestito Più, ricevere un finanziamento è veramente facile. La documentazione necessaria è semplice e il tempo di istruttoria della pratica è velocissimo. Con una sola telefonata potrai ottenere la somma richiesta comodamente a casa tua, in modo veloce, trasparente e conveniente. Prestito Più. Più di così? Kaleidostone. Da oltre 30 anni lavoriamo con passione marmi, pietre naturali e quarzi. Attraverso l'utilizzo di macchinari all'avanguardia e alla competenza delle nostre maestranze, creiamo prodotti di qualità curati in ogni dettaglio, avvalendoci di un team di architetti e tecnici specializzati e collaborando con artigiani del ferro e del legno. Realizziamo un'ampia gamma di prodotti che vanno dai rivestimenti ai pavimenti, ai singoli oggetti di design. Siamo rivenditori autorizzati dei prodotti Cosentino, Laminam e Lapitec. Ci trovi a Napoli, via Domenico Padula 109, sul web kaleidostone.eu. Seguici anche sui social. Benvenuti nel mondo di Termotecnica. Da anni ci occupiamo della cura di caldaie, condizionatori, scaldini e tanto altro. Con passione e serietà ci dedichiamo alla cura dei nostri clienti, vantando uno tra i migliori customer care della Campania. Assistenza autorizzata dei marchi Chaffauteau e Armand Saunier Duval. Termotecnica, a Melito, in via Lago Trasimeno 2123. Telefono 081 01 20 311. Sul web assistenzatecnicacaldaie.it e chaffauteauassistenza.it. Eccoci qui di nuovo in diretta in questa puntata di Pasquetta per parlare ovviamente molto, immagino, abbiamo fatto sì il passaggio, abbiamo detto quello che dovevamo dire sul Napoli-Crotone, ma insomma la previsione mia è di una facilità estrema, penso che quasi tutta la puntata sarà dedicata a Juventus-Napoli. Vediamo se anche Dario da Lecce interviene in video, su quale argomento ovviamente scegli tu Dario, buonasera, ciao. Buonasera Paolo, ciao, speriamo che il collegamento regga e che riesci a vedermi. Perfetto, non è molto forte il segnale. Per ora tutto bene. Ok, prima cosa. Va bene, ti saluto perché ci siamo sentiti qualche volta per telefono, qualche volta in chat, così non ci siamo mai visti. Abbiamo amici comuni, questa è l'occasione così di salutarci. Mi fa piacere. In ogni caso, esatto, mi sa di vederci è difficile perché adesso sto a Lecce mentre prima stavo a Napoli. Comunque, argomenti non lo so. A me, a partire con la Juve, sì, parliamo di quella, non parliamo del Toto allenatore perché oramai è diventato quasi inutile. Penso che in società spero che abbiano idee chiare e sappiano già cosa fare, indipendentemente da quello che diciamo tutti noi. Riguardo la partita con la Juve, certamente mi preoccupa, essere sincero, perché è una Juve con l'acqua alla gola, cioè la vedo un po' come l'ultima spiaggia per loro. E
altre volte non so, avevo le idee più chiare, questa volta non ho proprio idea di come vada a finire. Tra l'altro sono arrivate queste voci. No, sono arrivate queste voci di un incontro Agnelli Allegri, il che farebbe pensare che dopo tutte le dichiarazioni, anche di Paratici, Pirlo non si tocca, queste cose nel calcio non si devono dire. Addirittura il Cagliari è andato oltre, ha fatto il prolungamento contrattuale a Di Francesco, però poi in presenza di risultati clamorosamente negativi, io non ho visto mai nessuno resistere, e poi purtroppo gli allenatori... Ma io penso che il discorso, già che esci fuori con delle notizie dove Allegri ha guardato la partita con Agnelli, questo sicuramente turba un po' l'allenatore, turba anche un po'. Poi comunque giornali riconducibili proprio alla proprietà stessa. Alla proprietà, no, sarà vero. Il discorso è che tu dici, tu esci fuori adesso in questo momento qua, di dire non si tocca Pirlo, però è il gioco che si fa quando magari... devi portare in salvo la nave, però io penso che dopo l'annata disastrosa della Juventus con la guida di Pirlo, penso che l'anno prossimo, se non sarà Allegri, sarà qualcun altro. Dario. A parte appunto io Pirlo non so perché lo chiamavano il maestro, il grande allenatore, cioè a me non è un personaggio che mi è mai piaciuto troppo, ma non lo vedo come allenatore, cioè troppo statico come persona, vabbè, questo magari è un'opinione mia. No, ma il maestro era un soprannome legato a Pirlo Calciatore. Il maestro era un soprannome legato a Pirlo Calciatore. Come allenatore, che soprannome ti vuoi dare? Ha iniziato ieri. Sì. Però qualcuno dica male. Comunque problemi loro, per fortuna non ci interessano. Non so, speriamo che queste voci siano destabilizzate, non so se saranno favorevoli o no, non so in che condizione psicologica sia la squadra. Piuttosto quello che mi preoccupa delle partite del Napoli è sempre questi vuoti di memoria difensivi che io non vorrei, ecco, sarei curioso di capire a chi attribuire, cioè a cosa attribuire, se a non concentrazione adeguata del giocatore, difetto congenito del giocatore, ambiente, non so, sai, perché Isai pare che se ne vada, però gioca comunque concentrato, Mazzillo se non capisco perché ogni tanto è così via, e questa è l'unica preoccupazione. Poi se si riesce a fare il gioco, se si riesce insomma che tutto vada bene, siamo anche tranquillamente vincere, questo è insomma. Io penso che Gattuso, che adesso merita dei complimenti, ha considerato questa squadra una squadra più forte di quello che è, nonostante secondo me sia molto forte, e in alcune individualità si è fidato e continua a fidarsi troppo nella lettura individuale, mentre per me questa è una squadra che ha bisogno di uno che è proprio maniacale nelle ripetizioni, e quindi quasi non c'è bisogno di dover avere grande concentrazione, perché ti viene in automatico il movimento di squadra. Invece purtroppo, non avendo questo come automatismo, andando alla lettura individuale, quando sono concentrati le fanno bene, quando cala un po' la tensione escono fuori i limiti. Questa è linea di massima, esatto. può essere una spiegazione. Perché poi hai ragione tu, perché poi Maksimovic, no, che oggi va nel mirino di tutti, ogni tanto ti piazza delle partite perfette, 90 minuti, anche partite difficilissime dove non sbagliano. Spesso contro le grandi squadre. Perché Manolas, io direi mi preoccuperei più di Manolas che di Maksimovic, se vuoi sapere. Perché Maksimovic poi tra l'altro se ne va fra due mesi. Grazie, peccato, perché per me era un buon giocatore, però arrivederci e grazie. Manolas è il futuro del Napoli, non vorrei che addirittura fosse il futuro leader del Napoli se dovesse partire Koulibaly, non vorrei questo onestamente. Infatti è stato strano, ma guarda, ho solo uno come Gennaro Ghezzi, uno che proprio ha giocato, si è mai vissuto lui per esempio in uno spogliatoio, in una situazione dove vedeva qualche giocatore per esempio che non stava sul pezzo, come si dice, diciamo. No, solo... Secondo me solo l'aria interna ti dice veramente, appunto, che aria tira, psicologica, proprio all'interno del gruppo. Dario, io penso invece sul discorso di Manolas, e forse è troppa sicurezza in quello che fa. Allora, parliamo di un giocatore che è forte sull'uomo, veloce, però tecnicamente sappiamo che non è... Perciò mi meraviglio che non la butta via quella palla e prova a... Il problema è proprio quella sicurezza che lui ha, è convinto, ma non è la prima volta che lo fa. Questa è la cosa che ti fa più rabbia, perché io sono convinto che se al posto del Crotone c'era la Juventus o c'era la Roma, quella palla andava in tribuna. Esatto, sono convinto pure io. Allora, quello è il problema. Allora, lì è il fattore psicologico, ma lo stesso anche Manolas.
nel momento in cui tu fai un controllo, che stai lì, che c'è un uomo, cioè, quell'area fuori dalle spalle, se tu c'hai Ronaldo o c'hai Immobile, la butti via. Purtroppo si gioca contro queste squadre qua. Invece Simi segna sempre, quindi pure con Simi bisogna. Ma dico Simi, ma non perché ora ha segnato Messias, Simi, diciamo, gli rubava Messias. Ah no, Messias. Maximovic, Simi, sì, fa gol nell'errore, sì, di Manolas. Però il discorso quello è che la differenza di chi vince e chi poi sta, certo, sempre punto, lì e quello è quel, sì, quel discorso, ragazzi. Dario, grazie, se non vuoi aggiungere altro. No, solo per gli allenatori, io sono favorevole sia per il turno di stadio che per l'italiano, questi sono i miei due nomi, i tuoi preferiti. Mi piacerebbe. Grazie Dario. Poi gli altri non lo so, niente, ci aggiorniamo. Ciao, ciao, grazie. La trasmissione non è... Ciao a tutti. E l'anno prossimo il Napoli dovrebbe tornare nella tua attuale residenza, perché il Lecce, guidato bene dal nostro amico Eugenio Corini, sta salendo molto bene, sì, in classifica. Li volete rivedere gli errori di cui parlavamo? Perché diciamo che sì, però non li vorremmo rivedere più. Allora, rivederli adesso sì, poi non li vorremmo rivedere più quando giocano le partite. Anche perché credo Gattuso glieli abbia fatti rivedere. Vediamo che pure quando, pure sull'errore di Manolas. Però siamo alla 29ª giornata. Sì. Vabbè, l'errore di Manolas di cui parlavate, però vi faccio notare... Anche nell'errore di Manolas c'è un errore di Maximovic, perché spesso quest'anno il Napoli ha preso gol così, cioè si rompe la linea difensiva perché Maximovic era uscito, insomma, perché era una ripartenza inizialmente. Poi l'azione del Crotone si arena, Manolas no, la ripassa... No, questo è il primo gol. Questo è il, sì, di Simi. No, il primo gol nasce da una palla persa di Bakayoko. Gliela soffia sì, penale sì, parte questa transizione, sì. Qui Manolas, chiaramente vedete la freccia, regala palla a Benali, però Maximovic, che aveva rotto quella linea difensiva, non per... corre verso Simi, ma corre, sì, verso, corre, cioè, prima corre, verso, alla fine verso Simi. Corre prima verso Benali, poi si accorge, quello cerchiato. Sì, Maximovic è quello cerchiato, che praticamente staziona lì, statico, fermo. Poi inizia a correre quando il pallone arriva a Benali, prima verso Benali, poi va su Simi. Poi cambia direzione e va verso Simi quando è tardi. E arriverà in ritardo. E questo invece, chiaramente, vedete, è l'errore di Maximovic. È l'errore, cioè, di Maximovic che poteva fare corpo. Veramente aveva 4-5 soluzioni. No, cioè aveva una soluzione, retropassaggio al portiere. Sì, vabbè, dico, aveva anche il caso Mario Rui, c'aveva la profondità, cioè poteva fare qualsiasi cosa. Scorrere e difenderla col corpo. Allora, nel momento in cui io ho l'avversario da questo lato e mi arriva la palla, non vado d'interno, la copro col corpo. Se la copri già è un'altra cosa. La copro, grosso fisicamente non lo passerai mai, e lì c'è il portiere tranquillamente. Invece lei ha fatto la cosa più difficile. Lui prova a coprirla in un secondo momento, vediamo da questa fotografia. Lui la deve far scorrere e coprirla. Il secondo errore, lui ne fa due. Prima, secondo me, l'aggancio a seguire. Ad inseguire, forse potremmo dire, e poi qui lui tenta di rimediare coprendo col corpo, sentendosi forte fisicamente. Però aveva dei compagni vicino, aveva il portiere, aveva la profondità, aveva la palla in tribuna, aveva veramente tutto. Dobbiamo dire tutte le critiche a Maximovic, non si discutono, per carità, io l'ho difeso a volte, questa volta ha sbagliato, punto, gravemente, punto. Però Messias, bravissimo. Bravissimo, c'è un attaccante che ci crede, poi c'ha quella lucidità. Stiamo parlando di un giocatore veramente di primissimo livello, quasi a bruciapelo te la faccio. Ma secondo te, non credo che tornerà in B col Crotone, perché poverino, la A l'ha vista già tardi, merita di essere confermato in A. In A dove, secondo te? A che livello? Secondo me lui, in quelle squadre di metà classifica, secondo me no, alta addirittura, non titolare, ma nella rosa. Secondo me è una rosa importante, dove non, diciamo, non quella cosa di giocare, però c'ha le qualità per giocare anche in squadre importanti. 91. Però magari se vuole trovare continuità, anche una squadra che sa che punta all'Europa League. Diciamo più una Fiorentina, un Bologna, che un Napoli o una Roma, diciamo, dici tu. Non giocherebbe poi lì forse. Giocherebbe poco, secondo me. Anna! E allora, voglio ricordare ancora una cosa per i nostri telespettatori, perché Paolo ci stanno scrivendo se sono ancora in tempo per fare le videochiamate. Ragazzi, siete ancora in tempo, basta che andate su Facebook, aggiungete la pagina. Finiamo fra 50 minuti. Quindi ce la fate tranquillamente, mandate un messaggio e vi prenotate, non c'è assolutamente nessun problema. C'è pure in sovraimpressione. C'è scritto, scritto quello che c'è dovete scritto. Fare, è facile. E allora, ti leggo più che altro un po' di considerazioni e un po' di affermazioni che stanno facendo i nostri telespettatori. C'è Oliva che dice: dobbiamo assolutamente
potete vincere, non c'è se, non c'è ma. E poi c'è ancora un altro telespettatore. Io il pareggio che... non lo butto. Sì, neanche io. No, qui sono solo e soltanto per la vittoria. Anche Pietro da Miami tra che ci saluta e noi lo salutiamo. Grazie. Dice dobbiamo assolutamente vincere. Però no, io voglio dire, questo è chiaro, ma questo è chiaro, ragazzi. Una vittoria veramente... Tutte come... quante vogliamo vincere. Vogliamo vincere sempre. Però il pareggio, aggiungiamo una cosa al pareggio. Il pareggio... significherebbe aver chiuso e stiamo a pari punti con la Juventus, no? Ho capito, significherebbe sì, chiudere dici, il discorso diretto. Confronto diretto al nostro favore. Però sarebbe tu parli a mente fredda tatticamente, loro ovviamente parlano con il cuore. Noi ce ne andiamo a braccetto fino alla fine, ma sai che sfizio. Vabbè, a pure fine campionato pari punti con la Juventus, noi passiamo e loro no. Mamma mia, ma sarebbe... Pure Paolo è tifoso che vorrebbe vincere 5-0. Ovvio, ovvio, il primo tempo. La sua professionalità. Ti leggo anche questo messaggio, quello di Peppe, perché dice: ciao Paolo, tu che sei un tattico, volevo chiederti, non credi che la partita si giochi soprattutto sulle fasce con i duelli Insigne e Lozano contro Cuadrado e Chiesa? Ma la partita, le partite di calcio, ragazzi, si giocano dovunque. In ogni zona del campo. Si giocano in ogni zona del campo. Pure in banchina. Si giocano nei 105x60 dovunque. Ogni zona del campo è importante. La Juventus la gioca pure in tribuna, no? Con questi dirigenti non, non teniamo filotto nelle ultime partite per una rimessa laterale fatta male. Quindi, vedi, si giocano in ogni La Juventus situazione pure in tribuna, calcio. Paolo le gioca con questi dirigenti che sì. partecipano dalla tribuna con multe diffide... Diciamo, no, ma le partite si giocano in ogni parte del campo. Poi è chiaro che sulle corsie esterne devi, si verificano più questi duelli, che è importante che tu non soffra anche perché, molto. Perché le due squadre sulle fasce hanno giocatori importanti, veloci. Se devo rispondere alla domanda, cioè, mi verrebbe da dire, è chiaro che con Cuadrado, quando attacca, anzi, con forse con Chiesa, una cosa, tu quando sai di avere un giocatore importante sulle fasce, sia dalla parte che dall'altra, sei un po' più attento. Magari cerchi di coprire di più. E molto spesso si aprono altri spazi, magari centralmente. Io poi ho visto Cuadrado, grande partita di Verdi, perché è un giocatore che ho spesso criticato, grande partita Juventus-Torino di Verdi. Da mezzala. Da mezzala, molto bene veramente. E ho visto soffrire un fallaccio di Cuadrado, impressionante quel fallo su Verdi. Cuadrado, bravissimo quando attacca, quando difende, fa l'esterno basso, non granché. Alexandro lo vedo in crisi. Sì. Questo momento, quindi noi teniamo lì. Pure lì ha giocato a centrocampo. Teniamo lì Insigne da una parte e non lo so, Lozano. Lozano, ma lo stesso anche Napolitano. Anche Politano sta bene, ragazzi. Alla fine, noi siamo, tutti e due. Lì teniamo delle belle situazioni da sfruttare. Ripeto, ma molto con sul lato Chiesa, perché Chiesa va lì, è uno che non è che torna, ti viene a dare una mano, lì potresti sfruttare. Chiesa che poi dovrebbe giocare a sinistra. Di solito fa giocare a sinistra, almeno se gioca Cuadrado l'altro lato. A proposito di Chiesa, diamo un flash, Paolo, perché c'è apprensione in tutte le squadre che hanno questi nazionali, perché non so se possiamo mostrarlo, questo è un po' il riepilogo, perché questo cluster della nazionale, solo oggi si sono aggiunti anche Florenzi, Grifo, Sirigu e Cragno. Io vi racconto, portiamo in diretta anche quello che accade un po' sui social, per carità, noi ci auguriamo chiaramente che venga smentito tutto, però se andiamo sul profilo Instagram di Meret, questa è l'ultima foto, lui abbracciato a Cragno, sono molto amici, ora non so se hanno condiviso la stanza, però questa è l'ultima foto del profilo Instagram di Meret quando è stato il suo compleanno settimana scorsa. Quindi diciamo che resta, nonostante i tamponi negativi, apprensione in tutti i club, anche la stessa Juventus su Chiesa. Chiesa, Bernardeschi. Bernardeschi, perché chiaramente veramente sono quasi... arrivano uno dopo l'altro e il rischio di... cioè anzi, non è più un rischio, il focolaio c'è purtroppo. Sì. Raffaele da Pompei. Buonasera, ciao Paolo. Ciao Raffaele. Un saluto a tutto lo studio, un abbraccio a Gietto. Ciao Raffaele. Ciao, vorrei farti una considerazione, spero di spiegarmi, altrimenti meglio di tu come sempre. Volevo dire che l'errore più grande è stato fatto, secondo me, nel valore della rosa sia tecnico che tattico, nel senso da quanti potenze l'ho di più. Nel senso che hanno pensato che tanti giocatori potevano ricoprire più ruoli, nel senso che a sinistra bene avevamo Mario Rui e Culan, però c'avevamo anche Usai che bene o male voleva sostituirli, oppure un Elmas voleva giocare sia nei due centrali di centrocampo, oppure come mezzale, oppure a volte anche a sinistra, e non si andava sul mercato a coprire questi ruoli. No, tu dici praticamente non sono state formate le coppie con più o meno le stesse caratteristiche ruolo per ruolo. Tra l'altro, a quello che dici tu va aggiunto che il Napoli ha formato le coppie non con tanta precisione,
partendo dal 4-3-3 per poi ritrovarsi dopo una giornata a fare il 4-2-3-1, quindi anche questo va detto. Quindi sono venute a mancare delle alternative precise. No, dicevo anche che, cioè, pensano che grandi giocatori possono ricoprire più ruoli, quando secondo me non è così. Ma guarda, Elmas ancora non si è capito onestamente, perché è molto bravo, però non si è capito in quale ruolo si può esprimere al meglio. Lui dice, diciamo, mezzala in centrocampo a 3, Domenica è entrato a 2. Ho visto che la caratteristica sua è sempre molto di attaccare sempre in avanti. Noi era un momento che dovevamo difendere, lui andava sempre a cercare il pallone davanti, qualche volta, diciamo io creava penso un che po' di spazio. Napoli ha dei giocatori che potrebbero, secondo me, ricoprire molti ruoli in vari sistemi di gioco. Forse il problema è solo nei due di centrocampo. Centrocampo non è stato. Perché tu hai il massimo, magari da mezzala in un centrocampo a 3, magari anche lo butti esterno alto in un 4-3, riesci, si può adattare. Sì. Il discorso è che il problema nasce nei due centrali di centrocampo. Il problema nasce da un acquisto che non ha risposto alle aspettative. Perché io sento dire la coppia Bakayoko-Fabiano, ma chi ci azzecca Fabiano? Fabiano nelle sue partite le sta facendo. Bakayoko in questo momento si accoppia male con chiunque. Io le cose le è un giocatore in difficoltà. Però, che poi è strano perché Gattuso pure al Milan lo preferiva che sì, che poi abbiamo visto che non c'è confronto tra i due. Poi l'ha voluto anche a Napoli, evidentemente ci crede molto, però i fatti purtroppo sono chiari. Cioè lui che non sa rispondere, perché Fabiano sta oramai un mese che gioca bene. Cioè dovrebbe conoscerlo bene Gattuso, questo intendo. Infatti è secondo in Napoli nei giorni di ritorno, se non sbaglio. Tra l'altro Fabiano, vuoi fare una verifica? Antonio, sì. Vuoi vedere quanti chilometri ha fatto Domenica, la mia curiosità che non ho. Ma penso parecchi. Io penso parecchi. Perché si proponeva sempre per farsi dare palla. Sì, correva penso sì, penso sia uno dei. Forse dopo Insigne, perché Insigne è uno dei più. L'ultima cosa, ti lascio Paolo, volevo una vostra opinione, anche se è impossibile ormai, che penso che il Milan ha il titolo di riscatto su Tomori, anche se costa tanto, che è 29 milioni. I centrali ne penso bene, i centrali non abbondano in giro per il mondo, quindi quando ce n'è uno buono, però io penso una cosa in chiave centrali, ha perso il posto di titolare Romagnoli, io mi auguro che Koulibaly non vada via, dovesse andare via Koulibaly, invece che scommesse Romagnoli, che comunque è un buon giocatore, ma poi tatticamente molto bravo. Tatticamente bravo, mancino. Contratto in scadenza. Dovrebbe rinnovare, insomma. Pure lui, no, dico, è in trattativa. Ho letto che il Milan c'ha un po' di problemini, c'ha una Loglo, lo vuole la Juve. Io lo andrei a prendere subito anche adesso. Però vuole 5 milioni, cioè. Sono troppi, però vuole 5 milioni. Un giocatore, secondo me, oggi è forte, molto forte. Però il Milan gli ha offerto 4 e lui ha detto no. Però questi sono in scadenza 30 giugno, cioè c'è la Noglu, Donnarumma, è molto difficile, situazioni... c'è la Juventus su tutti e due. Che si racconta sempre del Napoli, no? In difficoltà, che deve qui il Milan perde giocatori veramente a zero, a giocatori di valore. Con tutti i rispetti, il Napoli sta per perdere Marco Simic, il Milan sta per perdere Donnarumma e c'è Noglu, non è la stessa cosa. Donnarumma è un giocatore da tripla cifra, 100 milioni, perderlo a scadenza sarebbe veramente... Un gran giocatore, ecco, ragazzi, da prendere. No. Raffaele, grazie. Grazie, compagna della trasmissione, buonasera. Grazie, Anna. E allora c'è Mario che ci chiede quando finirà il silenzio stampa del Napoli. Mai. Lo vorremmo tanto sapere anche noi. A Di Mar, soprattutto Di Maro, se a Castel di San, mi ritiro. Paradossalmente, questa è seria la risposta. Ritiro pre-campionato. Quest'anno lo portano avanti fino all'ultima giornata. Ma paradossalmente anche vincendo, perché poi Gennaro magari può confermarcelo, no? Anche la questione Scaramanzia. Nasce per una motivazione che è il segreto di Pulcinella, perché non volevano più che Gattuso parlasse, esternasse, perché aveva esternato in un modo che la società ha ritenuto destabilizzante. Non voglio alimentare polemiche, questo è il momento di stare tutti uniti, eccetera. Quindi quando abbiamo dovuto muovere le critiche, le abbiamo mosse anche con fermezza e con durezza. Adesso, vedete, ci passo così velocemente su e poi non ne voglio parlare più. Però quando si cresce... Allora, però il silenzio stampa, Napoli non si può fare. Oggi in Napoli è un club. Allora, non puoi pensare alla scaramanzia, non puoi pensare non lo puoi fare, a questi discorsi. Cioè, anche, soprattutto in questo momento dove tu, anche la stampa, anche un'intervista bella, anche un complimento fatto a un giocatore fa bene. Sì, ma poi quel poverino di Gattuso, in questo io lo voglio difendere, quel poverino dopo le mazziate è dovuto andare là, poverino teneva pure il problema all'occhio e si è dovuto beccare le critiche, ha sbagliato pure a parlare in un momento difficile. Adesso che potrebbe esprimere un minimo di soddisfazione, non lo può fare. Bocca cucina. Ma vuoi sapere quel risultato, quella curiosità che mi chiedevi? Allora,
Devo dirti che hai ragione, perché ad occhio... Come diceva Totò, c'ho l'occhio policlinico, diceva Totò, no, clinico. Ecco qua, la regia ce lo mostra, questi sono i dati proprio ufficiali della Liga. Fabian primo, 12 km e 3. Policlinico, Jenny. 12 km e 3, davanti a Lorenzo 11 km e 4. Chiaramente vedete io l'ho visto, perché mi sono messa qua. Cioè. E Bakayoko? Però qui parliamo di totale, poi saprete, chiaramente Bakayoko? Sapete che Fabian, pure, Fabian su 12 e 2, 9 diciamo, con di corsa. Però Insigne magari ne fa di meno come totale, però di più scatti, sprintando, sì. Quindi sono divisi in modo diverso. Bakayoko voleva sapere Gennaro. Bakayoko chiaramente prima. Credo non sia mai stato in questa classifica, in primi 5 credo. Due chilometri a partita. Sai cos'è? Perché il discorso lo sai qual è? Che due centrali di centrocampo in un centrocampo, sai, a due... Devono... Sì, sono quelli che corrono di più, ragazzi. Vabbè, ma uno dei due corriva tanto, corriva di più e metteva più qualità. Quindi, perciò io sono contrario, no. Ma quando si dice questa coppia però non funziona. Pensate ad esempio, un marito e una moglie... Il marito è un delinquente, la moglie è una santa, si dice però voi come coppia non andate bene, che ci azzecca quella poverina, voglio capire. No, il discorso mi piacerebbe sapere magari... Qui abbiamo i primi 5, ad esempio c'è quinto posto Osimhen, 11, però Osimhen poi è uscito. Quindi... Però ti dico, per esempio, a me piacerebbe vedere la coppia Demme-Runz. Fanno una bella gara, chi corre di più? Chi corre di più? Cioè, questo non significa perché uno magari... mo la vedi, si... mo bravo. Giocano loro. Sì, lo so. No, ma giocano questo loro, fa capire che proprio lì è proprio una questione... No, lì, mentale, lì si è creata una situazione molto clamorosa, direi, che fra i due titolari, Demme e Fabian, che ci ha messo, caro Rino, te lo dobbiamo dire, un po' di tempo per accorgertene che erano i due titolari, ci hai messo un po' troppo tempo, capisco, Bakayoko ti aspettavi Demme fece di 5-6 panchine di fila. Però ci hai messo troppo tempo per capire che era la coppia giusta, mo l'hai capito, va bene, però tra i due titolari e gli altri, abisso. Sì. Fra Koulibaly ci sta e Koulibaly non ci sta, abisso. Tra Mertens ci sta e Mertens ci sta, abisso. Queste sono cose che insomma un poco poi bisogna sperare che vada tutto liscio. È quell'ossatura che serve. Quindi alla non squadra. Era tanto vero quello che abbiamo detto, io non tanto, però mi ci metto dentro. La rosa è competitiva, finalmente in ogni ruolo ci sono due giocatori dello stesso livello. Invece non è vero. Luigi da Aversa. Salve. Buonasera Paolo. Buonasera Luigi. Innanzitutto mi associo, sarò banale, ma mi associo ai complimenti per la tua competenza e sobrietà. Grazie. Soprattutto negli interventi. Io due brevi domande volevo fare. Sì. Una, approfittare della presenza di Gennaro Iezzo e chiedergli, io sono seriamente preoccupato per il dualismo Meret-Ospina. Siamo so in che due. È una questione siamo in due. Vecchia, però io vedo Meret in difficoltà, tifo per Meret perché sono convinto che ha un grande talento e vorrei sapere, cioè vorrei veramente proteggerlo perché ritengo che possa essere il futuro. 10 giornate ed è finita sta storia, 10 giornate, poi dopo risponde sì. Gennaro, però ti posso dire che fra 10 giornate sta storia finisce perché si deve scegliere, uno dei due va via. Perfetto. E poi volevo chiederti se potevo una cosa a te, se pensi di poter individuare i duelli chiave che ci saranno mercoledì che potrebbero decidere la partita a Torino. No, non ci stanno duelli chiave, secondo me ci sta prendere in mano la partita, grazie. Gestirla di squadra, un discorso più di collettivo che duello chiave, non credo. In queste partite devi vincere tutti i duelli per portarla a casa. Tu se metti la squadra in campo in una maniera migliore rispetto all'avversario poi vinci pure i duelli. No, perché se tu basta un duello che non lo vinci e sei a catena, rischi di perdere. Rischi di perdere. Grazie Luigi. No, per quanto riguarda... No, ma io te la volevo risparmiare. Perché so che ti sta per pigliare un po' di esaurimento nervoso per quante volte ti hanno chiesto all'inizio dell'anno. Ma io sono d'accordo, con lui quando dice che è preoccupante perché purtroppo il turnover per i portieri è pericolosissimo, proprio per la continuità che serve a un sì, portiere giovane. Ma ti svegli di notte e ti vedi qualcuno che ti avvicina e dice fra Meret e Ospina... No, ma no, no perché continuano a scriverlo, cioè voglio dirti solo questo, non te lo leggo, perché non ti voglio stressare. Il portiere deve giocare con continuità, che sia Ospina o Meret. No, ma dico, la sua l'ha detta con una chiarezza estrema a inizio anno, sì, sì, però tutti anni, quanti... Io non te lo... Visto, io non te lo sto chiedendo mai più. Ci fermiamo. Ciao e benvenuti in Prestito Più.
Se sei un pensionato INPS con una pensione di almeno 600 euro, chiamando l'800-821-822 potrai ottenere un prestito fino a 50.000 euro, restituibile in 120 mesi alle migliori condizioni di mercato ed in convenzione INPS. Con noi di Prestito Più, ricevere un finanziamento è veramente facile. La documentazione necessaria è semplice e il tempo di istruttoria della pratica è velocissimo. Con una sola telefonata potrai ottenere la somma richiesta comodamente a casa tua, in modo veloce, trasparente e conveniente. Prestito Più. Più di così? Noval Group. Da oltre 40 anni specializzati nella progettazione e produzione di infissi in alluminio e alluminio legno, 100% made in Italy. Una grande tradizione in costante innovazione e la certezza di un'assistenza tecnica specializzata ci rende apprezzati in Italia e all'estero. Vendita di profilati e accessoristica per serramentisti. Realizzazione di una gamma completa di serramenti, oscuranti e porte interne in alluminio, infissi a taglio termico. Cerca il tuo punto vendita più vicino a te, contattandosi allo 081 831 9604 e sul web novalgruppo.it. Sicurezza e igiene dappertutto con CHL Service. I specialisti con un'esperienza ventennale nella disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e pulizia professionale di qualsiasi ambiente. Siamo distributori dei migliori prodotti per l'igiene civile e aziendale. Grazie al costante aggiornamento garantiamo ai nostri clienti professionalità, tecnologia ed efficienza. Siamo a Napoli, in via Nuova Poggio Reale 92A. Telefono 081 27 71 4. 443 sul web chlservice.it. Nova Art Infissi rende fantastica la casa dei tuoi sogni. Dal 1986 con maestri e artigiani realizziamo dagli infissi alle porte, dalla cucina al bagno, dal living alla cabina armadio, fino all'arredamento completo. I vostri desideri ci hanno fatto crescere. Nova Art Infissi, via Pigna 64, Casalnuovo di Napoli. Telefono 081 522 55 19. Segui le nostre pagine social su Facebook ed Instagram. Kaleidostone. Da oltre 30 anni lavoriamo con passione marmi, pietre naturali e quarzi, attraverso l'utilizzo di macchinari all'avanguardia e alla competenza delle nostre maestranze. Creiamo prodotti di qualità curati in ogni dettaglio, avvalendoci di un team di architetti e tecnici specializzati e collaborando con artigiani del ferro e del legno. Realizziamo un'ampia gamma di prodotti che vanno dai rivestimenti ai pavimenti, ai singoli oggetti di design. Siamo rivenditori autorizzati dei prodotti Cosentino, Laminam e Lapitec. Ci trovi a Napoli, via Domenico Padula 109, sul web kaleidostone.eu. Seguici anche sui social. Expert Gas, il clima ideale per ogni tua esigenza di vita. Esperienza trentennale nel settore termoidraulica, sempre all'avanguardia nelle installazioni, con soluzioni innovative per impianti di riscaldamento. Specialisti nella climatizzazione sia civile che aziendale, con trasporto e montaggio incluso e rilascio della certificazione F-Gas. Inoltre, sanificazioni per tutti i tipi di impianto. Esperti in stufi a pellet, depuratori d'acqua e ristrutturazione bagni, con cambio da vasca a doccia. Contattaci per un preventivo gratuito e senza impegno. Expert Gas, nella Galleria Commerciale Atlante, al Corso Europa 369, Melito di Napoli. Eccoci qui di nuovo in diretta, andiamo avanti, vi ricordo, fino alle 21.20, quindi abbiamo ancora tanti interventi. Partiamo subito, Antonio, anzi direi partire da Antonio. Perché... Sì, c'è questo flash perché il Napoli ha comunicato che sono negativi i tamponi supplementari, perché credo la frequenza sia
aumentata per Zielinski e i tre italiani, perché sia per quanto riguarda la Polonia che purtroppo per l'Italia ci sono queste situazioni. Quindi, diciamo, da monitorare. Quello che fanno tutti lo faranno domani prima di partire, sì, quello sì. Che fa tutta la squadra. Però loro quattro ne hanno fatto un altro questa oggi. Mattina ed è arrivato veramente pochi minuti fa il comunicato del club che comunica appunto le negatività. Bene, andiamo da Marco Davolla in videochiamata. Ciao Marco. Buonasera Paolo, buonasera a tutti e buona Pasquetta. Ciao, grazie Marco. Allora Paolo, io volevo dire riguardo Juventus-Napoli qualcosa riguardo la partita. C'è una partita che doveva essere giocata già sei mesi fa e penso che a questo punto è il caso di dire che la Juventus è la squadra sulla quale noi dobbiamo fare la corsa per arrivare in Champions. È vero, un pareggio potrebbe andare bene, ma il Napoli deve giocare per vincere, perché se gioca per il pareggio rischierebbe di perdere la partita. E poi volevo dire, la squadra che noi dobbiamo fare la corsa per arrivare in Champions è proprio la Juventus, perché non solo perché siamo a pari punti, ma è uno scontro diretto che può dire molto da qui fino alla fine del campionato. Io mi vorrei fare attenzione, bisognerebbe fare attenzione agli errori in difesa, perché la Juventus non è come il Crotone, non è il Crotone. E poi ti volevo fare una domanda in conclusione, Paolo, sì. Prima di salutarti. Io volevo sapere, tra squalifiche e infortuni, i vari Petagna, Koulibaly, possono essere disponibili per la trasferta di Torino contro la Juve? Grazie per lo spazio e buonasera. Ciao Marco. Sì, volevo dire a Marco un attimo una cosa. Speriamo che la Juve non sia come il Crotone, perché il Crotone ha sfruttato tutto. Speriamo che sia come il Crotone. Sono stati cinici, incredibile. No, tre palle, tre volte in aria. No, poi dopo modi. Petagna è tornato dopo tanto tempo, quindi sicuramente farà parte della trasferta, ma non sarà titolare. Però è un giocatore che può sempre essere utile nei 90 minuti. Koulibaly non tiene nessun problema fisico. Koulibaly non ha giocato con il Crotone per squalifica. Poi Rachmani è recuperato e oggi dal report Demme ha fatto il primo allenamento intero in gruppo, quindi credo sarà titolare, non ancora Ospina. Lì forse resta un po' il dubbio. Benissimo. Anna. Ti leggo un po' di saluti, perché c'è Francesco che ci fa gli auguri e ci saluta dalla splendida Sardegna e dice vi seguo sempre, grazie Francesco. Poi c'è ancora Biagio che anche lui ci fa i saluti e ci fa gli auguri di una buona Pasqua passata. E poi c'è Biagio che invece ti chiede il problema della difesa. Dice guarda Paolo, dobbiamo comunque rivederlo, come dobbiamo fare? Ma guarda che la difesa per una ragione o per un'altra è un reparto dove si interverrà l'anno prossimo. Innanzitutto partono Maksimovic e Usai, quindi bisogna fare acquisti, poi speriamo che non parta Koulibaly. Dovesse partire anche Koulibaly, è chiaro che Napoli tutti i soldi che dovrà investire, la maggior parte dei soldi che dovrà investire sul mercato li dovrà investire sulla difesa, mi sembra abbastanza evidente questo. Poi migliorare la difesa non lo so fino a che punto, perché poi il Napoli non è che ha difeso male come squadra, quando ha difeso come squadra e sono stati degli errori individuali sì, purtroppo si sono ripetute le cose, questa è la cosa negativa, però sono stati errori quasi decontestualizzati, cioè fuori dalla partita, sì, perché sì. Non è che venivano in un momento in cui dici ma gli avversari ti stanno schiacciando. Ma tu oggi, sapete Paolo, la rabbia è perché tu oggi c'hai comunque un altro giocatore, hai preso Manolas, che è un altro giocatore di grande esperienza, e dove vengono questi errori? Da un giocatore di grande esperienza, quello ti fa un po' più rabbia, no? Però bisogna capire anche chi sarà l'allenatore del Napoli. Io spero, ripeto, che sia Gattuso, veramente lo spero con tutto il cuore, perché Rino sta facendo un grande lavoro. Bisogna sicuramente rivedere qualcosa, perché un giocatore con caratteristiche diverse rispetto a Manolas e a Koulibaly ci vuole al Napoli. Senti, ma questo amico che teniamo dove sta? Dietro a me, nell'inquadratura sul mio primo piano sta. L'anno scorso abbiamo fatto una divertentissima pantomima sul fatto ma dobbiamo cambiare la scenografia o resta? Dobbiamo cambiare la scenografia o resta? Alla fine non abbiamo cambiato la scenografia. Diciamo, il centrale l'abbiamo trovato, due centrali. No, invece la domanda è questa, ma secondo te l'anno prossimo dobbiamo cambiare la scenografia o resta? Perché Zielinski e Mertens resta. Oppure, no, non la cambiamo. Non la cambiamo, dici penso tu. Di no.
non è il caso di far spendere ai nostri editori, insomma, soldi per la scenografia. Alla fine, poi alla fine ci perdiamo tutti. Noi dobbiamo cambiare la scenografia. No. Ma il Napoli non l'hai venduto a 100, no? E io ero favorevole alla cessione a 100. A 100 erano tanti soldi. Ero favorevole. Difficile. Ma adesso se ti offrono 30-40. No, ma che sei pazzo. Ma lascia perdere, a questo punto fagli finire la carriera. Tanto lo stesso li devi spendere per prendere a qualcun altro. Ma vale per due giocatori. Lo stesso li devi spendere. Quindi il problema quale sarebbe? Ho capito la risposta che mi danno quelli che vogliono contrastare questa mia tesi. E dici, però ne prendo un altro che può costare, però non c'ha quell'ingaggio. Sì. Questo famoso, maledetto mondo ingaggio che non ho capito perché il Napoli deve clamorosamente calare del 30%. Io ho fatto dei conti miei, non mi trovo. Gli altri stanno pieni di debiti, noi teniamo stiamo bene economicamente. Non dobbiamo esagerare ad aumentarlo il monte ingaggi, contenerlo, ma diminuirlo del 30%, come raccontano molti. Ma poi altri stanno con i debiti andando in Champions, tipo la Juventus. E se non dovessero andarci? Ma non è un problema per loro, problema, come disse bene De Laurentiis, per loro non è un problema, perché loro ci convivono con la mano. Oddio, se anche perché possono ricapitalizzare, il Napoli sappiamo ma ragazzi, sono oltre la soglia, diciamo, lo so, ma tu stai parlando di regolamenti da applicare seri. Io dico sono oltre ogni buon senso, nel senso che anche loro hanno capito che stanno andando oltre quello che forse potevano permettersi anche come proprietà. Ma scusa, io non voglio parlare della Juventus, a due giorni da Juventus. Ma secondo te Fila, che è una squadra che ha 340 milioni di debiti, paga 60 milioni all'anno per un calciatore? Lordi, Ronaldo. E appunto, secondo me però se ne sono accorti quando già aveva firmato. Quello è il problema, secondo me. Perché, no, velocissimamente. Anche perché altrimenti non avrebbero preso tutti questi giovani in estate, ma avrebbero preso altri come quelli là che già prendevano, no? Con ingaggi pesantissimi. Ora hanno capito che hanno sbagliato i vari Rabiot, i vari Ramsey, 5, 7, 8 milioni di stipendi, sono andati sui Kulusevski, sui Chiesa, eccetera. E poi anche la scelta dell'allenatore, non avrebbero preso Pirlo. È sempre nell'ambito di una situazione che anche lì sta cambiando, secondo me. Giacinto. Buonasera Paolo. Buonasera a te. Allora un saluto anche a Gennaro Ietto, grande portiere. Ciao Giacinto. Ai tempi quando Napoli stava in Serie B, grande portiere. Eppure in Serie A, eppure in Serie C. Tutto anche, sì, anche in Serie A, questo lo so. No, è stato un grande portiere, era anche uno dei miei preferiti. Grazie. Vorrei fare una domanda prima a te Paolo. Sì. Se il Napoli con l'attuale classifica può ambire al secondo posto? Ma guarda, questa classifica così corta dal secondo al settimo, direi, lascia aperta la speranza. Poi è difficile che davanti si fermino tutte. Rispondendo anche all'amico di prima che ha chiamato, dice dobbiamo fare la corsa solo sulla Juventus. L'Atalanta gioca bene, ma è due punti avanti. Il Milan incomincia a calare in maniera evidente ed è quattro punti avanti. Quindi non lo so se dobbiamo farla Juventus. La corsa la devi fare con te stesso. Oggi devi cercare di giocartele tutte. Potrebbero andare Lazio e Napoli, potrebbero non andare Milan, Juve. In questo periodo Covid può succedere di tutto. Anche perché vedendo il rigore della Lazio. E poi vorrei fare anche una domanda a Gennaro. Sì, dimmi Giacinto. Tra i due portieri, tra Ospina e Meret, chi è che dovrebbe giocare sempre? Per me Meret sempre. Basta, va bene così, perché Gennaro ha risposto 1400 volte a questa domanda. Mo si porta il cartello. Mo si porta il cartello Gennaro la prossima volta, lo caccia fuori. Meret dice. Ho la maglietta. Ciao Giacinto, grazie. Ciao Giacinto, ciao Gennaro. Ciao Giacinto. Grazie. Anna. Lo ripeteranno sempre. Vuoi fare una domanda a Iezzo? Senti, Gennaro, ma secondo te chi è che deve giocare? No, tra l'altro leggevo le domande veramente della diretta e Anna deve scartarne tantissime su Meret. Un altro ti chiedeva della personalità, di personalità, Ospina. Bene o male fanno un po' tutte la stessa domanda, insomma, su Meret. No, personalità, beh, ma... Che poi alla fine il tema della stagione ragazzi, è quello. Io penso che sia la differenza, sia l'esperienza che ha. Aspetta, Gennaro, ti posso fare una domanda su Meret, seriamente? Non ci azzecca niente sui tre gol, perché qualcuno si è inventato che c'ha responsabilità sui tre gol. Ragazzi, ha preso tre gol da un metro. Gente da un metro che ha tirato pure bene. Che fa? A Napoli c'è questa mania che oltre a schierarsi pro contro un allenatore, ora pro contro un portiere, un giocatore, discorso anche devono se portare magari... avanti le loro idee, ma se non ha fatto nessun errore, uno perché deve inventarselo. diciamo che forse si trova sempre, vedi, si trova lui nei momenti in cui, sfortunatamente, nei momenti in cui la difesa magari... E qualcuno gli ha attribuito una, secondo me, capziosa responsabilità, perché lui non terrebbe alta l'attenzione, non guida questa, però scherziamo. Sono cose che
quando siete ma poi lui cosa avrebbe dovuto dire a Massimo? Se siete in grado di dimostrarla una cosa di questa. A me mi fanno ridere quando dicono quello poi non parla. Non parla, ma parla, quando, l'altro parla, uno parla. Ma ragazzi, Jenny, ma tu cosa, cioè, un portiere cosa deve dire lì a Maximovic? Che ha tutte le soluzioni. Ma senti, ma da solo... Chiunque ha giocato a pallone, no? Io chiaramente ho giocato a livelli molto bassi e non ho mai giocato in porta. Però quando si faceva fra amici la rotazione, se andavi in porta, pure io parlavo. Perché il portiere parla, sì, ma ragazzi, e non ho mai fatto il portiere, tutti parlano, perché vede delle cose che gli altri non possono vedere. Ma è normale. Ma Meretti è arrivato a questi livelli, non quello parla. Quello che guarda le spalle, quello che guarda le spalle... No, dicevo, neanche il portiere più chiacchierone del mondo avrebbe salvato Massimo, che c'era da solo. Da dire, là. Lancia. Ragazzi, ci sono molte volte sono dei portieri che parlano sempre, molto, molto danno fastidio. Sai, quando, allora, io penso che il portiere deve parlare nel momento giusto, deve parlare. Cioè, la parola giusta detta al momento giusto ti evita di prendere un gol o di fare una parata, sì, importante. Sì, certo. Ma no, parlare no, quando magari... No, perché molto spesso... Il portiere fa il telecronista. No, ma poi per il difensore diventi pesante, sì. Hai capito? Allora tu devi dire le cose giuste al momento giusto. A me una volta lo disse un arbitro durante l'intersociale. Io parlavo un pochettino, mi lamentavo con lui e lui mi disse del genere, a telecronica rumine con lo stadio, la poi quando parli tanto, come si dice, le parole perdono anche valore, no? Significato. Devi dire poche, ma che lasciano il segno magari al giocare così. Al compagno. Non mantiene le promesse, Rosario da Santa Maria Capua Vetere. Non le mantieni, Rosario, te lo devo dire. Non la mantengo perché è colpa di mio figlio, che mi sta attendendo dall'altra parte in questo momento. Perché io avevo dato, e da tempo parlo con Antonio su tutto Napoli, sì. Poi ho letto che è su Teleà la richiesta di amicizia, e io stavo già chiamando, là. Lui me l'avrebbe dovuto fare dall'altra parte e non me l'ha fatto. Infatti, va bene, la prossima volta. Paolo se lo segna, va. No, perché ti sei atteggiato, sono un bel ragazzo, vi faccio vedere, poi fai la telefonata. La casa, qui da noi abbiamo la casa bardata di azzurro. Perché lui non è pazzo, è folle per il Napoli. Se la fai vedere la prossima volta, va bene, grazie Rosario. Questa è una casa azzurra, Paolo, proprio colorata di azzurro. Immagino. Tutto quanto, sì. Allora, la cosa che ti volevo dire io è riguardava degli elementi. Qua non voglio parlare di tattica, di tecniche, di Gattuso, voglio parlare di quattro giocatori. Quattro? Quattro. Vai, primo. Primo, Bagayoko. Va bene, sono d'accordo, andiamo al secondo. Andiamo al secondo, sono d'accordo. Andiamo direttamente al secondo. E sono d'accordo sul Bagayoko. Gennaro è d'accordo. No, Antonio no, è d'accordo. Non è normale, ragazzi. Siamo d'accordo. Tutti. Fatto, non lo so. I gol che ha fatto fare tra Verona, Sassuolo. Che vuoi parlare di Bagayoko? Siamo d'accordo. Vai al secondo. Andiamo avanti. Maximovic. Questo quanti si può parlare. Partite, cioè, quanti punti abbiamo perso secondo voi per Maximovic? Più o meno quanti ce ne ha fatti perdere Manolas e anche gli altri difensori. Non di più degli altri. Ed è invece più Siamo nel avanti. Mirino. Ed Siamo è più avanti. Nel Mario mirino, immeritatamente più nel mirino, meritatamente criticato alla pari degli altri. Però, poi va a capire quali sono le dinamiche, perché poi con qualcuno ce la pigliamo di più e con qualcuno Manolas, invece altri, ragazzi, altri sono... Io non me l'aspettavo proprio. E allora sono più deluso da Manolas, che da, più preoccupato perché Manolas resta, Maximovic se ne va. Invece si parla solo di Maximovic. Ma... E una cosa volevo dire su Meret, un poco questa volta controcorrente. Ha subito il contraccolpo psicologico della bivalenza, quindi della situazione con Ospina, che giustamente l'ha sofferta, è ovvio. Però secondo me è arrivato anche il momento per lui, dove gioca, di cacciare fuori un pochino di personalità. Però queste sono quelle frasi classiche... Si crea una società, se è forte mentalmente lo deve far vedere. Lo so, queste sono quelle classiche cose che non si toccano con mano, però. Mo tu la dici, può darsi che hai ragione, ma non è una parata... O fatta o non fatta, e che uno l'ha vista, non è la parata, questa infatti, non si tocca Paolo, con mano. No, questa non si tocca con mano. Partita. Quindi io non lo so ma se te la posso vorrei appoggiare. Capire, Rosario. Quale allora? Gennaro, innanzitutto, scusatemi, ma Paolo mi ha parlato di Paolo di mio figlio, non ti ho salutato. Figure, no, Rosario, no, tu parlavi di personalità. Da cosa? Da cosa tu pensi che sia un discorso di personalità? E da tante piccole cose, come chiama, parlavate di parlare, io ricordo... Ma te le ricordi Salisburgo-Napoli, Liverpool-Napoli, partite dove noi siamo stati e lui in porta ha pigliato tutto quello che si doveva pigliare? Ma pure con la Juve stessa, no? Ma sì, ma tecnicamente fra i pari non si discute. Ma è che non ci vuole pure la personalità per... Le cose che fanno un portiere, vorrei vedere dei miglioramenti prima o poi, invece non li so. E quali sono i miglioramenti? Sì. Fammi capire che non deve pigliare mai più gol, li pigliano i gol i portieri. No. No, no, allora, uscite, aria piccola sua, passaggi, personalità, parlare con la difesa, tante cose io non le vedo, sinceramente.
mi auguro che migliori, però mi aspettavo dei miglioramenti ulteriori da lui. Non lo so, ha ragione Gennaro, per me è una cosa che non si vede. No, anche perché però... non riesce a sentire se parla o non parla. Rosario, come fai a capire se parla o non parla in porta, Meret? Ma io lo vedo. Dovremmo stare allo stadio, dovremmo stare allo stadio. In campo addirittura. In campo, si vede. Lui è molto umile forse, molto modesto come uomo, vabbè, come persona in sé. E che fa? E questo è un pregio, non è un difetto. Ma non trasformiamo Rosario, penso che te lo ricordi a Dino Zoff. Cioè, Zoff è il più forte di tutti i tempi. Un friulano particolare, Dino Zoff urlava, io mi ricordo i mondiali contro il Brasile. Ma i mondiali, anche io mi ricordo i mondiali. Faceva, ma comunque era anche taciturno, molto taciturno, anche lui tra i pali. Non era uno che urlava. Taciturno tra i pali, ma sapeva il momento in cui doveva gridare e urlare. Ma non sappiamo se lo fa anche Meretti in questo caso, lo sa. Cioè, io penso che se deve. Allora, un giovane deve. Allora, io sono d'accordo con te. Deve migliorare. Rosario deve migliorare perché è un giovane. Però se non gioca con continuità, come fa a migliorare? Perché l'allenamento ti può migliorare fino a un certo punto, ma quello che ti migliora e ti fa, vedi, ti fa crescere in personalità, esperienza. Allora, io ti posso dire una cosa. Per i quali De Laurentiis costringe ancora l'allenatore a non parlare, per tanti motivi non stava. Io su questo una doppia valutazione, cioè da un lato giustifico Gattuso che si è fatto prendere un po' dal panico e si è voluto affidare all'esperienza di Ospina. Da un altro lato noi non sapremo mai se invece dando fiducia a Ospina, dando fiducia a Meret, qualche partita dove si doveva fare la super parata che Meret ce l'ha, nelle sue corde non poteva andare meglio rispetto a come è andato con Ospina, che non ha grandi colpe. Sì. Non lo so, non abbiamo controprove, io non mi avventurerei molto su questo argomento. Discorso che facevamo con Reina, Paolo, lo facevamo anche con Reina questo discorso. Con Reina lo facevamo questo discorso. Cioè, nel senso, Reina grande leader, grande guida della difesa, però poi la grande parata arrivava raramente. Però i difetti che sappiamo, no, ma io Reina l'ho preso come riferimento quando parlavate di comandare la difesa, lanciare, cioè... Però come parate, cioè come è quello, è lo stesso discorso che facciamo. Vabbè, Rosa, il quarto? Il quarto ho detto prima, io l'ho saltato, ma Mario Rui, secondo me è un giocatore. Ah, già siamo arrivati al quarto, giusto. Non ha delle caratteristiche tecniche straordinarie, però dà tutto quello che può. Non capisco solo una cosa, perché a un certo punto, quando in fase offensiva, dei momenti importanti, critici pure dell'azione, si perde. Non so se è un fatto tecnico, puramente tecnico, un fatto forse anche mentale. Si perde nel momento critico dell'azione. Ha fatto delle tre azioni all'inizio della partita con il Napoli con Mario Rui. Una volta un cross, una volta un passaggio. Non lo so, è una cosa che si ripete sempre. Fa innervosire molti tifosi questo, perché lui fa 10 cose, 9 le fa bene, poi piglia e si perde. Secondo me, io c'ho una idea. È un lavoro mentale questo. Forse che si deve fare. Secondo su me, grazie Rosa, grazie. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Secondo me Mario Rui è un giocatore che ci sta benissimo in una rosa come quella del Napoli, ma non titolare lui tutto l'anno. Sì. Quindi con Goulam in condizione saremmo stati una bene. Buona una buona coppia, sicuramente. Sappiamo che lui dal centrocampo in su è un giocatore che... Quello c'è un volevo sottolineare. C'è un pompiede. Torniamo allo stesso discorso. In una squadra propositiva lui accompagna lui bene, fa i triangoli. È chiaro che quando deve difendere lì, palla sul secondo palo, c'hai sempre un giocatore con poca stazza fisica. Bravo. Manca un po' nella fisicità, però è un giocatore che ha un buon piede. Anche lui ha attraversato un periodo un po' così, sì. Però secondo me in una coppia, come diceva Paolo, in una coppia con insieme Goulam a un altro giocatore, Goulam, ma sperando sempre sta ragazza di... Vediamo l'anno prossimo. Che riesca. Anna, e poi ci fermiamo. E allora voglio leggere un messaggio per Antonio Gaito, perché c'è uno solo tifoso che Gagliotti Salvo, sì, perché dice Antonio Gaito da 25 giorni di Covid in ospedale, oggi finalmente ti seguo, sei il numero uno. Insomma, salutiamo anche il nostro telespettatore. Lui è stato 25 giorni in ospedale. Rimetti insomma, adesso. Sì, assolutamente. E poi ti leggo un messaggio velocissimo, Paolo, perché c'è un altro telespettatore che ci scrive da Dubai, ci saluta e ti chiede cosa ne pensi di Fabio Cannavaro come allenatore?
già risposto su questo e mi ripeto, quando inizia a fare l'allenatore Fabio Cannavaro mi formerò un giudizio su Fabio Cannavaro allenatore. Paolo, però, perché allenare in Cina non sì. mi dite, allora pure voglio un giudizio pure su di me che ho fatto l'intersociale, allenare in Cina non è la stessa Anna, cosa. Anna, ti posso rubare per un attimo? Sarà bravissimo, immagino che sarà bravissimo. Allora, ma Fabio penso che ragazzi... Ma sarà bravissimo, però lo voglio vedere prima nel calcio vero. Giustamente... Anch'io aspetterei, però grande esperienza, no, un po' come Pirlo, un po' come Pirlo, però, anche io sono d'accordo di vederlo in un campionato europeo. Esatto, anche l'Italia, ma è europeo. Paolo, rubo un attimo il mestiere ad Anna, perché c'è un amico, Carlo, che ti chiede di fare un ricordo per una persona che ci ha lasciato, sì, Achille. Sì, con grande affetto, Achille. Era un tuo amico, no? Quindi ricordiamolo. Sì, un mio amico, in ritiro, una persona sempre disponibile, che ci dava anche una mano negli spostamenti, è stato sempre gentile anche nei miei riguardi, venendo a prendere alla stazione, portandoci fin su Di Maro, è una persona eccezionale, un grande tifoso di Lorenzo Insigne, si caratterizzava per il suo urlo costante durante gli allenamenti a incitare proprio Lorenzo, a incitare tutta la squadra, un grande tifoso che nei ritiri era coinvolto in anche in nostre trasmissioni e ci ha chiamato anche qualche mese fa qui in trasmissione, è vero. E purtroppo ieri è scomparso, lo ricordiamo veramente con grande affetto, un abbraccio ad Achille e alla sua famiglia e ci fermiamo. Da Euronics Gruppo Tufano, acquista due o più prodotti per un importo complessivo di almeno 799 euro e subito per te c'è lo sconto dell'IVA. KitchenAid impastatrice con movimento planetario, tua a 286 euro. Inquadra il codice e sfoglia il volantino sul tuo telefonino. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero con prima rata a settembre 2021. Euronics Gruppo Tufano, ti conviene sempre! Nova Art Infissi rende fantastica la casa dei tuoi sogni. Dal 1986 con maestri e artigiani realizziamo dagli infissi alle porte, dalla cucina al bagno, dal living alla cabina armadio, fino all'arredamento completo. I vostri desideri ci hanno fatto crescere. Nova Art Infissi, via Pigna 64, Casalnuovo di Napoli. Telefono 081 522 55 19. Segui le nostre pagine social su Facebook ed Instagram. Benvenuti nel mondo di Termotecnica. Da anni ci occupiamo della cura di caldaie, condizionatori, scaldini e tanto altro. Con passione e serietà ci dedichiamo alla cura dei nostri clienti, vantando uno tra i migliori customer care della Campania. Assistenza autorizzata dei marchi Chaffauteau e Armand Saunier Duval. Termotecnica, a Melito, in via Lago Trasimeno 2123. Telefono 081 01 20 311. Sul web assistenzatecnicacaldaie.it e chaffauteauassistenza.it. Professionalità e qualità, la soluzione giusta con Euroservice. Servizi ambientali, gli specialisti in servizi di pulizia, disinfestazione, pest control, manutenzione aree verdi, bonifiche ambientali, lavori di smaltimento rifiuti. Contattateci, il nostro personale specializzato è a vostra disposizione. Euroservice, a Napoli, in via Roberto Bracco 45, per info 392 318 8088. Eurometal Benitozzi. Dedichiamo il nostro lavoro rispettando le idee altrui e garantendo professionalità e serietà. Lavorazione in alluminio a taglio termico, zanzariere, sostituzione vetri blindati, tapparelle in alluminio, PVC, acciaio, motorizzate e manuali, tende da sole, verande e scorrevoli, lavorazione e riparazione ferro. Qui puoi acquistare i tuoi infissi a metà prezzo, grazie al credito Eco Bonus. Eurometal Benitozzi, via Vicinale Tamburriello 1, Casalnuovo, telefono 081 52 29 541.
Sicurezza e igiene dappertutto con CHL Service. I specialisti con un'esperienza ventennale nella disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e pulizia professionale di qualsiasi ambiente. Siamo distributori dei migliori prodotti per l'igiene civile e aziendale. Grazie al costante aggiornamento garantiamo ai nostri clienti professionalità, tecnologia ed efficienza. Siamo a Napoli, in via Nuova Poggio Reale 92A. Telefono 081 27 71 443. Sul web chlservice.it. Noval Group. Da oltre 40 anni specializzati nella progettazione e produzione di infissi in alluminio e alluminio legno, 100% made in Italy. Una grande tradizione in costante innovazione e la certezza di un'assistenza tecnica specializzata ci rende apprezzati in Italia e all'estero. Vendita di profilati e accessoristica per serramentisti. Realizzazione di una gamma completa di serramenti, oscuranti e porte interne in alluminio, infissi a taglio termico. Cerca il tuo punto vendita più vicino a te, contattandosi allo 081 831 9604 e sul web novalgroup.it. Battute conclusive di questa puntata, andrei subito da Antonio. Sì, vediamo qualcosa in grafica sulla Juventus che si ricollega a quello che dicevate anche proprio in apertura della trasmissione. Vediamo che fatica a fare diverse cose la Juventus. Qui ad esempio la pressione alta, no? Vediamo della Juve che proprio per le caratteristiche dei giocatori fa fatica a portare. Vediamo che Ronaldo è fermo lì, Morata insomma è una terra di nessuno, Chiesa forse è quello più generoso, però anche lui non ha tempi insomma. I nostri, attaccanti sono bravi, Osimhen, Mertens, i nostri attaccanti sono tutti molto generosi. Sì, sì, quando il Napoli decide di portarla riesce a farlo abbastanza bene, poche volte viene infilato. Invece vediamo che la Juventus, proprio per caratteristiche dei giocatori, fa fatica. Chiesa è quello più generoso, però vediamo in questa inquadratura è tutto fuori posizione. Vi mostro anche proprio la Juventus l'anno scorso, quindi con Sarri, che pure è molto più attento a queste situazioni, però anche lui in questo... Ragazzi. Vedete che c'era Higuain fermo, Dybala che è l'unico insomma che va in pressione, Ronaldo fermo tra i due e permette al Napoli di uscire proprio facilmente. Quindi questo per farvi capire che alcune cose, per mostrare che alcune cose sono proprio a livello strutturale probabilmente difficili da fare. Sbagliate. Il Napoli contro la Juventus balla in quelle due tipologie di partita, ne parlava all'inizio pure Gennaro. Quando si ricompatta il Napoli lo fa bene contro la Juventus, perché tutto sommato loro hanno dei problemi anche per i giocatori in questo caso qui, cioè portano palla, quindi permettono all'avversario di piazzarsi, puntano su giocate individuali, il Napoli si compatta bene con grande ordine, però poi il rischio è quello di indietreggiare, di essere troppo lontano per una ripartenza, la riconquista poi avviene troppo lontano. Esatto, e poi comunque rischi di portarteli in area con un tiro da fuori, una giocata individuale. Vedete che qui anche Lozano, molto vicino a Mario Rui, chiude su Chiesa, la Juventus quindi deve fare un continuo destra-sinistra senza trovare mai il varco, però il Napoli poi quando invece decide di osare contro la Juventus riesce a fare ottime cose, perché poi anche loro in uscita dal basso fanno fatica, qui c'è Osimhen e poi gli danno impressione e sono molto sfilacciati, non sanno fare né la pressione alta né l'uscita. Recentemente ne ricordiamo tre clamorose: Bentancur in Champions, sì. Arthur col Benevento e Kulusevski col Torino, sì, tre uscite, Kulusevski, sì, non spalle regalate volta, agli avversari con ripartenze e gol. Quindi siamo proprio alle battute conclusive. Prima dell'ultimo messaggio che ci legge Anna, ci fermiamo per un messaggio promozionale. Ciao a tutti, siamo noi della Expert Gas. Vediamo adesso insieme cosa abbiamo riservato per voi. Il tuo climatizzatore di ultima generazione, compresa di trasporto e installazione, a partire da 599 euro. Tutti i climatizzatori sono con tecnologia inverter, doppia classe A, con modulo Wi-Fi, disponibilità di tutte le dimensioni e potenze. Scegli la tua caldaia a condensazione tra i nostri marchi. L'offerta del mese prevede una caldaia Baxi o Vaillant con climatizzatore da 9000 BTU in omaggio. Scegli il tuo addolcitore salvaspazio per ogni problema di calcare.
Nella nostra vasta gamma di addolcitori e affinatori potrai eliminare ogni tipo di incrostazione causata da calcare e potrai bere finalmente acqua dal tuo rubinetto di casa. Inoltre vi proponiamo i migliori marchi di stufe a pellet in base alle vostre esigenze. Possibilità di stufe ventilate, idro e inserti per camini a pellet. Chiama i numeri in sovraimpressione. I nostri tecnici saranno a vostra completa disposizione per un preventivo gratuito e senza impegno. Anna dichiara. E allora ti leggo l'ultimo messaggio, quello di Enzo, che ovviamente si proietta alla partita di mercoledì contro la Juventus e dice: io invece sono malpensante e purtroppo spesso, dice, ci azzecco. C'è qualcuno più in alto che vuole vendicare ciò che è successo qualche mese fa e non vorrei che fosse già tutto scritto come spesso è accaduto. Ma io prima voglio dire niente, prima, poi se succedono le cose le diciamo, ma prima non voglio dire niente, non... Sarebbe sfacciato. Quindi qualcosa l'abbiamo vista l'ultima partita. Il rigore su Belotti. Con Mazzoleni al VAR. No, però insomma dico, il problema secondo l'amico è legato non alla storica, diciamo, situazione della Juventus favorita, che insomma è un dato indiscutibile, ma è nello specifico per quello che è successo quest'anno, sì, che il Napoli ha disturbato, il Napoli è andato a fare una brutta figura a tutto il calcio italiano arrivando alla sentenza CONI favorevole, quindi il calcio italiano ce l'avrebbe con il Napoli. Io sono d'accordo con te, parliamone dopo la partita. Speriamo che non accada. Diciamo che tanto parlarne prima. Io, allora, ti dico la sincerità, nelle ultime gare sto vedendo quella solidanza psicologica che c'era prima una volta, pian piano sta scemando. Il VAR. Soprattutto quest'anno, sicuramente il VAR ha sicuramente aiutato questa situazione, però anche in altre cose, anche magari anche nel fallo a centrocampo, l'ammonizione prima magari si faceva più fatica, oggi invece si va lì, penso che qualcosina stia cambiando e in meglio. Speriamo che continui così. Sai, il malpensante, sai come ti risponderebbe? Quando non sono in lotta per lo scudetto... Ah sì, vediamo. Succedono cose... Quando non mai lottare per lo scudetto con loro, e Napoli docet di 3 anni fa. Però per il resto, quando sono... E se lotti per la Champions con loro? Se lotti per la Champions, pure importante. Ancora peggio. Pure importante, però insomma... Anche perché se esce la Champions, la Juve, ragazzi... È pesante, però... Siamo oltre il disastro, diciamo. Però io sono sempre dell'idea, come lo dico per il Napoli, dico pure per la Juventus, non è che cambia la storia. Cioè non è che la Juventus che non va in Champions, poi l'anno prossimo fallisce, no, o fa la squadra però di... Loro, però cioè, una sconfitta epocale per loro. Però loro, figura, Paolo, però comunque fanno la squadra forte l'anno prossimo. Perché ricadrebbe tutto sulla società. Sì, però no, però io dico in prospettiva sì, futura, non gli fai nulla, comunque restano una squadra tra le più forti, se non la più forte d'Italia. La fanno una volta una squadra forte e tornano subito. Però è un danno enorme, perché sì, loro secondo me sono diverse, perché il Napoli, hai perfettamente ragione, cioè il Napoli non può basare la... Però invece la Juventus, che punta a vincerla la Champions, almeno piani del... Non andarci, però dico per un anno... Cioè tu paghi 30 milioni netti Ronaldo senza Champions. No, ma è una figuraccia tremenda, però io non penso che incida, però non penso che incida sul futuro della Juventus, come non gli fai nulla. Penso che non incide nemmeno sul futuro del Napoli, per quanto il Napoli è legato a questi soldi che prende o non prende con la qualificazione Champions, io non penso che cambia la storia. È una grande soddisfazione, meglio ovviamente, anche economicamente, però non penso che cambi la storia. L'anno prossimo il Napoli avrà una squadra competitiva, la Juve avrà una squadra super competitiva, questo sicuramente è un assi di partenza, così sarà. Grazie a Gennaro Izzo, ci vediamo fra 15 giorni, perché Gennaro lunedì si è impegnato nella partita... C'è Benevento-Sassuolo. Benevento-Sassuolo, devi seguirla, e quindi ci vediamo fra 15 giorni, ci sarà qualche altro amico che ci verrà a fare compagnia, che ce lo procura Gennaro stesso. Procuratore faccio. Sì. Quindi ti diamo questo compito. Grazie a Gennaro Izzo. Grazie a te. Anna Di Chiara, ci vediamo lunedì prossimo. Assolutamente sì, buonasera a tutti. Grazie. Antonio, ci vediamo invece giovedì alle 15.30. Diretta sul canale 79, la sera alle 19.45 qui sul canale 18. Più tardi alle 23.30 la replica, domani e dopodomani siamo in onda con l'appuntamento consueto di Si Gonfia la Rete e poi con uno speciale mercoledì dopo la partita, il programma di Raffaele Avrimma con me ospite, quindi praticamente ci vediamo tutte le sere, più tardi la replica, vi dicevo intorno alle 23.30, un saluto da parte di Paolo Del Genio, buona serata a tutti. In collaborazione con
Euronics Gruppo Tufano. Prestito più. Euroservice, servizi ambientali. Expert Gas, il clima ideale per ogni tua esigenza di vita. This is memory, it